Esiste un confine tra la normalità e la follia? Se c'è, dov'è? Dove comincia il bene e dove finisce il male? Queste domande si poneva questa mattina il cronista nel varcare questi cancelli, i cancelli del carcere di Santa Bona di Treviso, l'isola dove ognuno può confrontarsi, come direbbe Jung, con la propria ombra. Perché questa visita insolita? Rientra nel quadro di una coraggiosa iniziativa voluta da un vasto schieramento di associazioni, forze, enti, l'operazione Carcere Aperto. Ci proponiamo di risocializzare i detenuti con intendo di avvicinare sempre di più la società esterna al carcere, di migliorare l'ambiente, di sconfiggere i tre mali, secondo me, oscuri che sono presenti nel carcere: la noia, l'indifferenza e l'omertà. Certo, non deve essere una scelta facile e priva di rischi quella effettuata dal carcere di Treviso, l'apertura dei cancelli per far entrare un vento nuovo, quello dell'umanità, ma anche della giustizia.